Ciao, oggi vi presento l'indice del mio libro Diventa un Restaurant Manager. Ve lo faccio vedere anche un po' nelle varie immaginetti, però intanto così ve lo cito. Ci sono le ovvie premesse, una serie di indicazioni su come godersi al meglio il libro, una parte legata alla terminologia in cui spiego i vari termini che uso, quelli un po' suscettibili di spiegazione. Poi si inizia subito con i contenuti veri e propri. L'etica della ristorazione. Parliamo di ciò che io mi aspetto che sia un restaurant manager in un ambiente in cui vogliamo dire di essere coerenti con una certa etica. Poi io non do lezioni a nessuno, ognuno faccia quello che vuole, però questo è quello che penso io. Un capitolo sulle figure chiavi nella gestione del ristorante, perché un restaurant manager deve sapersi rapportare. Le leggi. Un capitolo è sulle leggi, leggi e norme nella ristorazione, perché molti restaurant manager non lo sanno, ma alcune leggi del codice penale sono legate al restaurant manager. Se succede qualcosa che si configura come un reato penale, ci va di mezzo il restaurant manager, non il titolare, non il cameriere, il restaurant manager. Meglio saperlo. Poi un capitolo, bello lungo, come si può immaginare, sulla gestione del personale. Un restaurant manager, se non sai gestire il personale, è un bel problema. Meglio che tu, leggendo il libro, cominci almeno a capire dove ti andrai a infilare. La gestione delle presenze, un altro capitolo. Come gestire le mance, ancora un capitolo. Dici, ma perché c'è una gestione delle mance? Sì, c'è una gestione delle mance. E come se c'è la gestione delle mance? Dici, ma io non l'ho mai fatta. Leggi il capitolo e poi capirai che ti conviene farla, invece ci sono tutta una serie di motivi. Poi abbiamo la gestione dello stress. Inutile che sto a dirvi che l'11 e 12 maggio tengo un corso sulla gestione dello stress, quindi figurarsi se dentro nel mio libro non c'è un capitolo sulla gestione dello stress, perché lo stress nella ristorazione è uno dei costi più alti, cioè a volte ci costa più lo stress che l'affitto, non so se mi spiego. La formazione del personale. Poi ovviamente un capitolo non poteva che essere sull'amministrazione e contabilità, perché alcune cose dell'ambito amministrativo le fa il restaurant manager. Come minimo si rapporta col commercialista, ma alcune cose le fa materialmente lui, quindi deve conoscere. Cassa e contante, come si gestiscono, che dobbiamo fare, eccetera. Il restaurant manager che non c'è il contante, di chi è la colpa? Chiamiamola colpa così, tra virgolette, del restaurant manager. Dice, scusa, ma che c'entro io? Non dovrebbe essere il signore che sta alla cassa. No, è il restaurant manager che ha la responsabilità del contante. Poi, ovviamente, nel libro ne spiego le motivazioni e che cosa fare. Gli allergeni, un altro tema fondamentale. Il marketing della ristorazione, perché coinvolto nel marketing per un ristorante o comunque un qualunque locale della ristorazione è il restaurant manager. Tecniche di vendita. È un venditore, restaurant manager, anzi è il direttore commerciale del ristorante. Devi saper bene, alcune cose le devi sapere. Quindi ho voluto scrivere un bel capitolo su questo aspetto. I menù, la sala, tutti i capitoli del libro, la cucina, ovviamente. Come si gestisce il magazzino e la dispensa? Ma figurarsi se c'è un ristorante senza magazzino e dispensa. In barca la chiamano gambuse. I locali accessori, la gestione delle comande. La maggior parte dei ristoranti hanno problemi che si riconducono tutti a una cattiva gestione delle comande. E quindi è un aspetto che ho voluto ovviamente trattare nel libro. La gestione dei fornitori, ovviamente. Le prenotazioni, col book, anche qui vedo di tutto. La gestione della cantina dei vini, il tovagliato, le pulizie. E poi ho voluto divertirmi un po' con un capitolo che ho chiamato La tipica giornata del restaurant manager, sto tizio che fa materialmente. L'ho descritto. Il ciclo di vita di un tavolo. E ovviamente assistenza, manutenzione, e poi ho inserito un capitolo con gli aneddoti. Poi ovviamente sono tutti gli allegati, sapete che il libro è corredato da una marea di materiale, è più il materiale del libro quasi. E quindi li ho messi descritti tutti quanti nelle appendici. Saluti e baci. Ci rivediamo all'acquisto, vi ricordo che costa 50 euro salvo promozione del momento. E per comprarlo mi scrivete su WhatsApp al 349 2207 339 oppure mi mandate un'email a
fradefra@frachef.it. Per adesso, saluti e ciao!